Network Marketing Manager, episodio 3, il podcast dove ogni mercoledì un network marketer e imprenditore condivide la propria esperienza in modo che anche tu possa imparare come costruire e gestire un'attività di network marketing e raggiungere la tua libertà finanziaria. Io sono Peter Valce, il conduttore, e ti do il benvenuto. Se riterrai utili le informazioni che stai per ricevere, ti chiedo di dare la tua recensione in iTunes sul podcast di Network Marketing Manager. Ti ringrazio in anticipo per il supporto. E adesso iniziamo. L'ospite di oggi è Isabella Mentegazza. Isabella è un'insegnante e coach nel campo del network marketing. Lei è specializzata nell'arte dell'invito, nella creazione di contatti online e offline e in Facebook marketing. Isabella ha gentilmente accettato il mio invito a condividere le sue esperienze con l'augurio che questo possa aiutare tantissimi networker a raggiungere la loro libertà finanziaria. Benvenuta Isabella e grazie per aver accettato il mio invito. Ciao, grazie Peter, grazie mille. In effetti è una bellissima cosa quella che stai facendo. Sono convinta che appunto queste cose che fai possano davvero essere d'aiuto, perché ormai lo sappiamo, ogni giorno tante persone si avvicinano a questa professione e devono incominciare da qualche parte. Quindi assolutamente sì, ho accolto con grande piacere questo invito. Lo spero tanto anch'io, Isabella. raccontaci qualcosa su di te, sul tuo background e soprattutto come hai iniziato col network marketing. Che è una bella domanda, perché di solito come succede? Arriva un tuo amico, amica, qualcuno che conosci molto bene e ti parla di una bellissima proposta, no? Ti fa vedere magari le cifre, ti fa vedere i guadagni da capogiro. Sì. È successo più o meno anche con me. È arrivata una mia carissima amica, quindi dove appunto c'era appunto questa relazione di fiducia, di amicizia, e mi ha parlato di network marketing. Ma in effetti devo dire che la proprio primissima volta ho sentito parlare della famosissima Amway, quando ero all'università, quindi parliamo di tanti anni fa. Il concetto mi ha incuriosito, però poi quello che ho sentito, la persona semplicemente non mi ha seguito, non mi ha detto più niente, però il seme è stato lì, si è rimasto in qualche modo dentro. Poi piantato, sì. Ok, facciamo fast forward di anni dopo, mi trovo in Italia, perché ho appunto sposato un italiano, quindi ho lasciato la Polonia, mi sono spostata, ho incominciato un nuovo percorso di una nuova professione, perché sono l'insegnante di inglese, poi per tanti anni ho lavorato nel campo bancario come relationship manager per la Deutsche Bank, e quindi quando sono arrivata in Italia ho detto facciamo qualcosa di imprenditoriale, perché mi è sempre piaciuto questa forma. E quindi ho visto diverse proposte, diverse possibilità, ma devo dire che tante per me costavano troppo, cioè bisognava investire troppi soldi, oppure sempre per me il rischio era troppo alto. Quindi quello che in effetti è rimasto è proprio la proposta di network marketing. Perché? Perché ho un investimento molto basso e con quasi zero rischio. C'è stato un problema di collegamento, eccoci Isabella. Ok, eravamo rimasti che parlavi del problema dell'investimento nel di aprire un'attività propria. Sì, è corretto. In effetti, quindi 8 anni fa, quando sono venuta in Italia, volevo mettermi in proprio, ma ho visto tante proposte, diverse proposte proprio del campo di imprenditorialità,
riguardavano l'investimento in soldi o l'investimento i soldi che non hai, quindi devi chiedere alla banca il prestito, quindi comunque incominci con veramente un tantissimo stress, secondo me. In poche parole, per me personalmente le proposte erano o troppo rischiose, quindi il livello di rischio era troppo alto, o semplicemente troppo costose. Quello che ho visto nella proposta di network marketing è che di solito appunto puoi incominciare con davvero un investimento microscopico, davvero fattibile, con davvero rischio zero. Quindi a livello di business mi è sembrata un'ottima proposta. Ok, cioè, hai pensato subito che potesse fare per te questa attività oppure ci hai pensato, ci hai dovuto riflettere? Certo, ho dovuto riflettere perché sono abituata di fare le cose seguendo un certo sistema, cioè quando devo insegnare l'inglese so cosa devo fare, so quando ho il mio studente davanti che tipo di test devo fare per capire a che livello è questo studente e poi so come preparare il programma per questo studente. Quindi anche qui nel mondo di network marketing, che comunque è un mondo imprenditoriale, ho fatto una lista di domande di quello che non sapevo o comunque quali erano le mie preoccupazioni. Visto che sono una persona che posso definire self-starter, quindi non ho bisogno di tante guide, anche se è una cosa molto importante nel mondo di network, quindi poche parole, poi magari è una delle domande avanti. Ho incominciato semplicemente da sola perché non sapendo, se non hai una guida, pensi di magari immagini le cose che come possono andare. Sì e no, è giusto avere la spinta, la grinta di andare avanti da soli. Si può fare, però la strada è più lunga, quindi ho scelto per diversi motivi, è successo così, la strada proprio un po' solitaria per quanto riguarda la preparazione. Se invece, questo è un suggerimento secondo me molto importante, la persona chiave è proprio il tuo sponsor. Se hai una persona di un certo livello che sa cosa fare, come fare, ti può prendere veramente per mano e guidarti, i tempi si accorciano di tantissimo. Quindi la prima cosa assolutamente è la volontà di impegno, il tuo perché, la voglia di fare tutto quanto, ma dall'altro lato assolutamente un coach, un insegnante sponsor, vogliamo dire, che ti guida dal giorno numero uno, da subito quando sei entrato. Ecco, riguardo a questo, secondo te quali sono gli errori più diffusi che commettono i networker, soprattutto all'inizio, ma non solo? Sì, anche questa è una bella domanda. Sì, diciamo, secondo me ci sono un paio di errori, ma non dipendono dalle persone che entrano. Cosa voglio dire? Per esempio, di solito appunto lo scenario è questo. Arriva un amico, una persona appunto che conosci, ti vuole bene, eccetera, e incomincia di parlarti di questo business. Quindi entri con questa persona senza chiedere in effetti qual è il suo percorso, cosa ti può offrire come insegnante, cosa ti può appunto insegnare o che tipo di aiuto in questo campo molto particolare cosa si crea? Magari tuo amico è entrato 2 giorni prima o una settimana prima e sa molto molto bene.
poco è la stessa situazione con il suo sponsor, quindi cosa si crea? Si crea veramente un vuoto, un qualcosa che se non hai una upline che ti guida, queste persone. Non dico che sono predestinata al fallimento, ma è molto più probabile. Sì. Quindi l'errore, secondo me, tra virgolette, è quello di non sapere cosa aspettare e non sapere che tipo di domande fare a chi ti sta per sponsorizzare. Quindi è tutto basato su fiducia, su emozione, sulle belle cose, su belle prospettive e promesse, però poi alla fine, per quanto riguarda il lavoro, questo percorso può diventare difficile perché cosa significa? Queste persone hanno un'idea, hanno la visione, vogliono raggiungere certi obiettivi, però non sanno fare, per esempio, non sanno fare la cosa di base, delle capacità proprio basilari, molto importanti. La cosa più importante è proprio l'arte dell'invito. Incominciano a beccare un sacco di no, non sanno perché il loro entusiasmo è alle stelle, e dopo una settimana è fatta. Guarda, penso È proprio questo. che hai centrato il punto. Tra l'altro mi riconosco in questo che stai dicendo. Anche la mia prima esperienza 5 anni fa, praticamente il mio sponsor aveva iniziato un mesetto prima di me a fare network marketing. Quindi le cose e il suo sponsor invece aveva iniziato un mese prima di lui. Quindi, come dici tu, si crea questo vuoto, no? Che prima o poi salta. È molto difficile, vero? È fattibile, ma ce l'hai fatta, quindi Sì, la esatto. strada è sicuramente un pochino più difficile, ma non impossibile. E invece, qual è stato il principale errore che hai commesso tu quando hai iniziato? Cosa posso dire? Il mio sì, il mio forse era quello di studiare troppo. Cosa significa? Forse per il mio appunto background, per diverse cose, per il fatto che a me piace comunque sapere le cose per bene. Sono entrata in questo meccanismo di sempre voler essere perfetta. Questo è veramente un campanello di allarme. Non posso dare come un altro suggerimento di essere preparati, ma al punto giusto, Sì. ok? Quindi senza la cosa migliore è proprio ok, fare un po' di preparazione, metterci in gioco, provare, vedere cosa va, cosa non va, sistemare le cose che non vanno, riprendere, fare, perché questo è un business di numeri, quindi sì, la preparazione assolutamente. Noi dobbiamo comunque essere preparati di studiare da soli, giusto? Quindi 20 minuti, 30 ogni giorno di crescita personale piuttosto che altri concetti molto validi, perché probabilmente lo confermi, questo business è 90% mentale, tra virgolette, no? Di quello che noi dobbiamo saper fare, no? Poche capacità accessibile a tutti, perché non è, come dico spesso, fisica quantistica, quindi non Sì. bisogna assolutamente scervellarci. È quello, avere assolutamente una guida, una persona che ti fa vedere il processo step by step, piccoli passi, che ti segue, che vede cosa fai, come puoi migliorare le cose. E via, pronti, primo giorno, subito, partenza. Ecco, a Quindi, proposito, prego. come si dovrebbe iniziare concretamente nel network marketing? Una persona entra domani, secondo te i primi passi che dovrebbe fare, quali sono? Non, ha zero esperienza. Sì, zero esperienza. Sì, allora, questo bisogna un attimo vedere, Caso per ovviamente. caso.
diverse persone, però la cosa in generale è quella di incominciare massimo 20, entro 20, 48 ore, massimo. Cioè io intendo di incominciare il giorno dopo proprio con invito, chiamate, con l'idea di perché lo fai, perché lo vuoi fare, con le giuste aspettative da parte mia verso il mio nuovo collaboratore, partner, business partner, che siamo business partner, giusto? Sì. Facciamo business insieme, quindi si crea questa specie di amicizia di business, è una bella cosa. Quindi mettere in chiaro quali sono le aspettative di questa persona, quali sono le mie aspettative come coach, insegnante, sponsor, cosa vuole raggiungere la persona, e partiamo subito, perché più tempo passa, Sì. beh, peggio è sostanzialmente, sì. Ok, quindi tu dici all'inizio bisogna fare un bel programma, studiare le cose per bene, come fare i primi passi e comunque vedere comunque caso per caso. Qui sono d'accordo, spesso le formule universali non funzionano, cioè, ci sono, Sì, ma... ma direi che più all'aspetto psicologico, perché magari il nostro, ovviamente, se siamo qui, se siamo in questa posizione, il nostro concetto è quello veramente di fare business, di guadagnare soldi che sono anche di 6-7 cifre, giusto? Certo. Però la nuova persona che entra ha la visione magari diversa, ha un mondo tutto suo, quindi magari questa persona vuole 200-500 euro per arrotondare, e va bene così. Se queste nostre aspettative, che noi vediamo che è un po' il nostro prossimo, non so, killer, no? Come dire, la prossima star nel nostro team, ma la persona che andiamo davanti vuole 200 euro, e fa bene così. Quindi noi insegniamo questa persona questo pezzo, come arrivare a 300-200 euro al mese, e va bene, e lasciamo lì la storia. Quindi Esatto. non andiamo a, non so, subito a insegnarlo le basi di leadership, come guidare un team, no? Perché a questa persona non serve. Se si ferma sulla rivendita del prodotto, andrà con bene lo stesso. Certo. E quando hai iniziato tu, quali erano invece i tuoi obiettivi? Dove volevi arrivare? Allora, il mio obiettivo era quello di avere un grandissimo parco di clienti, perché comunque questo business è un business basato sulla vendita, se qualcuno dice Sì. diversamente, no, secondo me sbaglia Certo. qualcosa. Quindi parco clienti fedeli sono l'infa dei tuoi guadagni. Quindi il mio obiettivo era questo, perché comunque sappiamo che così è solo una percentuale di persone che andiamo a contattare avrà la visione imprenditoriale. Quindi il mio obiettivo era proprio quello, fisso, è di avere tanti clienti, devo dire che ho raggiunto questo obiettivo. Grande, avere una forte La mia rete parte di di... rivendita mi porta un bel guadagno mensile fisso, diciamo, ovviamente, questo Certo. sembra un po' variabile, però è una cosa sulla quale posso contare. Ottimo. No, guarda, è proprio così, perché spesso ci si dimentica che si tratta di prodotti e servizi nel network e tutti si concentrano solo sui numeri, no, dei distributori. Quando invece uno può anche avere 100 consumatori che per ogni mese fanno un grosso fatturato, Assolutamente. no? Un'altra cosa che ti volevo chiedere: i primi segnali d'allarme dai quali ci si può accorgere che si sta sbagliando qualcosa, perché spesso le persone stanno sbagliando qualcosa ma non se ne accorgono da subito. Un segnale che magari... Sì, sicuramente la mancanza di contatto con sponsor team, non